Buonasera, mi chiamo Satya e Veronique Charmont e come potete vedere dal nome non sono italiana di nascita, ma con il cuore sicuramente perché sono 40 anni che abito in Italia, nelle Marche e mi sento molto italiana, quindi bene così. E forse grazie all'Italia che ho potuto maturare e sviluppare la mia professione e questo talento, chiamiamolo così, metafisico che ho dalla nascita e che è poter vedere questo campo energetico che è attorno a ogni persona, nonché poter percepire, ma questo non dalla nascita, dopo, percepire questa voce interiore che proviene sicuramente dal nostro piano animico. Quindi sono 30 anni che ho scelto, che mi sono dedicata a questa missione, barra professione, nel poter aiutare e sostenere le persone nel scoprirsi di più e in un'inchiesta, diciamo, più profonda sul loro stato emotivo, ma fisico anche e spirituale. Quindi è un lavoro che propongo, ripeto, con grande entusiasmo e soprattutto con grande passione, vedendo poi sicuramente dei miglioramenti o dei cambiamenti nelle persone. Io devo dire che sono sempre molto distaccata dei risultati che le persone ottengono, perché è frutto del loro lavoro, non è frutto del mio. Io sono soltanto un traduttore simultaneo della voce interiore e quindi se le persone effettivamente ottengono dei cambiamenti è perché si sono messi in moto, quindi sono le persone che devono complimentarsi con loro stesse, effettivamente. Quindi oggi, questa sera, siamo qui un po' per parlare di che cos'è l'aura, anche se sono convinta che tutti voi sapete più o meno cos'è il piano aurico, che cos'è il contatto con il sé superiore, ossia con l'anima, e anche lì svilupperemo un po' questo concetto di anima e di spirito. E sono ovviamente molto aperta alle vostre domande. Quindi, spiegare che cos'è l'aura e ripeto, già sapete un po', è questo campo di energia che è attorno a voi, questo campo di energia che si compone di vari strati e ogni strato, tra l'altro, corrisponde in qualche modo a un chakra. Un chakra è un punto d'energia che si trova effettivamente all'interno dell'aura. Non siamo qui per fare una lezione sui chakra perché prenderebbe tanto tempo, ma per spiegare cos'è l'aura. Quindi l'aura, come sappiamo, è anche una pelle che ricopre il corpo fisico. Noi abbiamo una pelle fisica e questo campo di energia può essere considerato come una pelle energetica, è quella che memorizza tutti gli accaduti della nostra esistenza e meglio ancora gli ultimi strati della nostra aura che vengono chiamati corpo causale, memorizza anche, porta anche memoria delle nostre vite precedenti, ma i strati più vicino quindi al corpo fisico sono quelli che memorizzano ovviamente la vostra vita, quindi tutti gli eventi della vostra vita. Ecco perché la lettura è interessante, perché può rivelare ciò che voi avete memorizzato e quello che vi può portare poi a uno squilibrio, ma soprattutto quello che vi separa in qualche modo dalla vostra anima. Questo lavoro di lettura d'aura è molto interessante proprio per approfondire la relazione che voi avete con voi stessi, nonché anche con la vostra parte divina. Okay. Che cos'è che ricerca fondamentalmente l'essere umano? È l'unità, è essere accorpato totalmente con se stesso e non più diviso.
perché quello che fa soffrire particolarmente l'essere umano è la divisione, e la divisione in lui, la separazione. Quindi la separazione, questa sensazione di essere costantemente all'interno, diciamo così, di una bolla che non riesce a infrangere per poi andare verso l'altro o verso qualsiasi cosa. Quello che effettivamente impedisce questa unione tra anima e personalità è proprio la personalità. E all'interno della personalità c'è proprio l'ego che effettivamente spesso volentieri fa da padrone. No, ego con ego inteso come piccolo ego, no? Come parte della personalità. Quindi noi siamo costantemente pieni di conflitti, di guerra, di difficoltà, di resistenza, di sabotaggi vari, tutto quello che ci impedisce fondamentalmente di vivere in modo verticale, e fondamentalmente viviamo sempre in un modo orizzontale, combattendo contro noi stessi. Il nostro compito, compito di ogni singolo essere umano, è quello di verticalizzarsi, giusto? Verticalizzarsi praticamente per portare la parte inferiore fondamentalmente del nostro essere, che è la sede della nostra personalità, in comunicazione con la parte superiore, che è in qualche modo la sede dell'anima. Quando noi permettiamo questa bellissima verticalizzazione, allora permettiamo la manifestazione dell'anima attraverso di noi, no? E così noi possiamo veramente esprimere, tra virgolette, dico, un tipo di perfezione. Okay. Soprattutto, il tipo di perfezione non è la parola esatta, un tipo di servizio a noi stessi e all'umanità. Quando l'anima riesce a manifestarsi attraverso di noi, noi troviamo il nostro posto nell'universo, un po' come un pezzo di puzzle, no? Che raggiunge effettivamente la giusta posizione. A questo punto noi ci possiamo veramente esprimere ed è lì che possiamo pienamente manifestare i nostri talenti. Talenti che sono fondamentalmente il trait d'union tra noi e Dio. I talenti provengono dall'anima. Quindi più noi manifestiamo i nostri talenti, più riusciamo effettivamente ad essere in contatto proprio con la divinità in noi. Diciamo così. L'anima è quella parte di noi che è chiamata costantemente a guidarci, a riportarci nella giusta via, nella buona via. All'interno dell'anima ci sono tutte le virtù, tutto quello che ci serve effettivamente per creare questa verticalità. E proprio l'anima, o come viene chiamata in alcune tradizioni, angelo solare, che lavora costantemente con noi e che si manifesta attraverso di noi. Come si manifesta? Attraverso l'intuizione. Ecco perché è estremamente importante ascoltare l'intuizione. L'intuizione è proprio la voce diretta della divinità dentro di noi. Quando voi mettete in pratica o ascoltate l'intuizione, è vero che non sbagliate mai? Vero? Ok? Perché l'intuizione è proprio parte, no, della divinità dentro di voi. Il problema è come fare per distinguere, discernere l'intuizione della mente, perché c'è sempre una grande influenza della mente. Bene, certo che lo potete fare, ma grazie a un costante impegno di lavoro su di voi. Ed è lì che purtroppo vi riporterò sempre, no? Perché ovviamente questo è anche il mio lavoro, cercare il più possibile di fare lavorare le persone su di sé, e anche il mio impegno di vita fino all'ultimo respiro penso che lavorerò su di me, perché semplicemente non si smette mai e non illudetevi, non si arriva mai, ok? Chi dice sono illuminata e sono arrivata adesso non lavoro più su di me,
forse non è proprio così, o magari lo spero per lui, ma non è proprio così. Quindi sarete sempre, sempre chiamati a migliorarvi, chiamati quindi a, come abbiamo detto, a sviluppare le virtù all'interno di voi. La virtù è proprio quello che crea questo campo di forza e diciamo questa frequenza, no? Che vi permette di sostituire ciò che non è nobile dentro di voi. Interessante questo. Quindi quello che non è nobile dentro di voi non può essere cancellato. Okay? Questo è molto importante. Una volta che una persona ha acquisito, diciamo così, un difetto, se lo tiene tutta la vita. Tuttavia, può essere in qualche modo modellato o sostituito con la virtù che lo, come si chiama? Con la virtù che lo contrasta, con una virtù contrasta effettivamente il difetto. Questo in gergo viene chiamato creare un innesto spirituale. Noi siamo come, immaginiamo un albero, abbiamo vari rami e se c'è un ramo difettuoso, come nell'agricoltura, possiamo effettivamente innestare qualcosa, un altro ramo, per dare un altro tipo di frutti o frutti migliori, vero? L'innesto spirituale è esattamente la stessa cosa. Innesterò quindi in una parte mia difettuosa qualcosa di buono, per esempio, non so, la generosità. Okay? E cercherò di essere costantemente generoso nella mia vita, fino magari a contrastare l'avarizia. Okay? Però giustamente è un lavoro costante, un lavoro costante, un lavoro anche di osservazione di noi stessi. Ci dobbiamo per forza osservare per capire quali sono le cose che dobbiamo migliorare, quali sono le cose che dobbiamo anche sostituire. E questo chi lo può fare se non voi stessi? Vero? Nessuno lo può fare al vostro posto e solo grazie alla vostra volontà potete iniziare questo percorso di autoguarigione, ma anche di auto-osservazione. Siete d'accordo con me? Nessuno lo può fare al vostro posto. E anche quindi, come abbiamo prima anche detto, andare all'interno di voi e riconoscervi le virtù naturali che voi possiedete, perché tutti quanti abbiamo delle virtù naturali, appunto. E partendo da lì, quindi riconoscendo quello che abbiamo di bello dentro di noi, possiamo poi creare un campo più alto e innestare altre cose. È vero Sì, certo. Posso fare una domanda? Cioè, l'autenticità, essere aperto con se stesso, essere sincero con se stesso. A volte, cioè, per arrivare a questo, non ci può essere un po' di conflitto con il desiderio di essere virtuoso. Cioè, io voglio essere me stessa principalmente. Vedere me stessa essere autentica anche se voglio anche migliorare. Ma l'autenticità è una virtù, essere Sì. autentico è una virtù e l'essere vero con te e con l'altro, quindi è un lavoro profondo sulla verità. Quindi qual è più bella virtù che c'è? Quella della verità. Quindi se tu sei una persona autentica e straordinaria, se tu cerchi di lavorare sull'essere autentica, è una grande virtù. Ha un Essere costo, come ha un costo ha un grosso. costo, però come posso dirti, è il giusto prezzo se tu vuoi per stare bene, ok? No? È il giusto prezzo per sbarazzarti di tutto quello che ti impedisce di poter fluire in ciò che ti appartiene, ok? Perché tutto quello che noi coltiviamo come
paure oppure come, tra virgolette, difetti, diciamo così. È proprio quello che ci impedisce di essere al giusto posto nel momento giusto, se tu vuoi, è quello che ci impedisce proprio di fluire con l'esistenza e con la vita. Quindi, tanto meglio tagliare i rami secchi, tanto meglio avere il coraggio di dire di no e non di sì. Quante volte diciamo sì, no, a delle richieste di chiunque, mettendo magari a repentaglio la nostra salute fisica o mentale. No? Questa è una cosa molto comune, pure di farsi, volersi recuperare l'amore dell'altro, no? Perché abbiamo paura che se diciamo no, l'altro non ci voglia più bene. Beh, questo è un errore, no? Perché giustamente è fondamentale il rispetto per noi. E se noi in quel momento non possiamo perché siamo sfiniti fisicamente o psichicamente, è giusto dire di no e preservarsi. Se l'altro non ha questo concetto di rispetto, lo imparerà strada facendo, urtandosi effettivamente ai no, no, che tu puoi dire. Questo lo dico in modo molto spontaneo per le madri, no? Perché noi madri abbiamo veramente questa abitudine di dire sempre sì ai figli anche quando non ne possiamo più. Invece così non è tanto giusto, no? Dobbiamo anche imparare a dire no ai figli, giusto che sei figlio. Anche viceversa, però, Anche viceversa. Anche dire no ai Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi sì, l'essere virtuoso, se tu vuoi, bisogna non cadere nella ricerca sporadica della perfezione, perché è lì che tutto diventa sbagliato. Perché ricercare la perfezione è qualcosa di estremamente, fondamentalmente egoico, no? È l'orgoglio che ti spinge a essere perfetto e la perfezione non esiste, soprattutto su questo piano terrestre e all'interno di quest'umanità, quindi no. Ma con un profondo desiderio di miglioramento, sempre costantemente, sì. Di essere lì già alle tue scelte, sì, assolutamente. Sapendo che comunque hai i tuoi limiti e a volte ti viene bene, a volte ti viene male, ma non ha importanza. L'importante è che tu miri sempre allo stesso obiettivo, capito? Senza ossessione, fondamentalmente, capito? Senza ossessione. Quindi sì, questo tipo di lavoro, questo tipo di ricerca interiore sicuramente mette l'accento sul momento presente, innanzitutto perché sia le letture che qualsiasi tipo di letture è fatto sul momento presente e sull'ostacolo del momento presente. A volte non siamo sempre consapevoli di ciò che ci ostacola, perché, boh, perché siamo distratti della vita, perché abbiamo la terribile abitudine di accusare sempre gli altri, no? Dei nostri mali, invece non è proprio così. E quello che facciamo molto fatica ad accettare è che la vita in realtà ci rimanda esattamente ciò che noi siamo. Questo non lo accettiamo perché facciamo fatica a responsabilizzarci per tutto quello che ci capita. Quindi se il vicino brucia la macchina, è colpa del vicino. No, non è così. Cioè, se mi sono espressa male, se il nostro vicino una bella mattina appicca il fuoco alla nostra macchina, brava, oddio, orrore, è colpa del vicino. Non è esattamente così. Non è esattamente così. Significa che ci sono delle dinamiche interiore che hanno potuto creare questa situazione. Quanto è difficile però potersi chiedere che cos'è che rappresenta per me il vicino, no? All'interno di me, cosa rappresenta dentro di me questa azione, cosa rappresenta la macchina bruciata all'interno di me. Quando voi passate proprio a questo tipo di indagine interiore, allora la vita migliora veramente. Perché smettete di incolpare gli altri? E soprattutto prendete coscienza di ciò che è importante poter sistemare all'interno di voi.
comprendete? Quindi tutto quello che è fuori, tutto l'esterno, non è nient'altro che la fedele fotografia di ciò che è all'interno di voi. Questo è importante, poter iniziare a pensare così e anche a vivere così. Ok? E in tutto questo lo spirito, come io sono rimasta lì. Esatto. Allora, l'anima diciamo che è più qualcosa di individuale. Okay. Lo spirito è qualcosa di globale. Cosmico. E cosmico, ecco, se tu vuoi, è quello che è chiamato monade nella teosofia, ed è quello spirito trascendente che trascende ogni cosa, i pianeti, gli esseri umani, il cosmo, tutto quanto. Quindi lo spirito è qualcosa di più impersonale, se tu vuoi, ma è la forza trascendente che è nell'universo e anche in ogni persona. Scusatemi, guardando l'immagine si intersecano alcune. Si intersecano, assolutamente, okay. Assolutamente. Ecco, okay. Ma sì, nulla è separato, cioè, giustamente. Sì. Tutto è proprio intersecato l'uno nell'altro. Quindi certamente la personalità cerca la separazione con l'ego nella sua individualità, ma lentamente l'anima pervade la personalità, si allinea e quindi alla fine è l'anima che si manifesta nell'essere umano. Okay. Perfetto. Avanti ancora? Ancora? Ok. Chi legge questo passaggio del maestro a Ivanov che parla delle virtù? Vai, lo leggi, lo vedi? Sì, sì, lo vedo. Prego. Lo devo leggere sì. Io. Cosa sono virtù e talenti? Bontà, giustizia, saggezza, amore e verità. Come queste cinque virtù sono rappresentate nel nostro corpo fisico e nei nostri corpi psichici. Il maestro Peter Deonov diceva: poni la bontà come base della tua vita, la giustizia come misura, la saggezza come limite, l'amore come diletto e la verità come luce. La bontà, la giustizia, l'amore, la saggezza e la verità. Praticando queste cinque virtù, noi ci svilupperemo armoniosamente su tutti i piani del nostro essere. Occorre inoltre conoscere le relazioni che queste virtù hanno con il nostro corpo fisico, ma anche con i nostri corpi psichici. La bontà è legata alle gambe, la giustizia alle mani, l'amore alla bocca, la saggezza alle orecchie e la verità agli occhi. E la verità appartiene allo spirito, l'amore all'anima, la saggezza all'intelletto, la bontà al cuore, la giustizia alla volontà. Bello, come pensiero, come sì. Pensiero, come conoscenza. Conoscete il maestro Ivanov? Ne avete mai sentito? Sì, sì. Mi sono stati regalati un paio di libri da un'amica che è Maddalena. Lei è molto il suo maestro, insomma, perfetto, maestro, perfetto, questa signora, quindi okay. Mi ha parlato un po' di lui. Vi invito moltissimo a leggere i suoi libri, ce ne sono tantissimi, e sono tutti libri molto facili, di facile lettura, con ovviamente delle verità profonde e insegnamenti anche molto mirati e molto profondi. C'è un libro che si chiama La Nuova Terra, che è un libro dedicato a tutti gli esercizi, meditazione e spiegazione per proprio anche lavorare su di sé, quindi molto interessante. Il maestro Ivanov, secondo me, è uno dei grandi maestri del nostro tempo, anche se non c'è più, purtroppo. Volevo fare una domanda prima. Sì?
poi dopo hai cambiato argomento e è rimasta a posto sempre. Prego. Quando si parla di anima e spirito, vorrei fare due domande. Una, se è la stessa cosa. La seconda domanda è, al momento della, che il corpo lascia, cioè quando si muore, insomma, l'anima e lo spirito rimangano oppure è lo spirito? No, aspetta, fai un po'. Sì, sì. Allora, abbiamo detto che anima e spirito è diverso. Mm-hmm. Quindi l'anima è... più una parte spirituale, un po' più individuale, mm-hmm. se vuoi, no? Benché sempre uno. Mm? E l'anima, per fare una metafora, è questa scintilla distaccata dal sole centrale. Mm? Immaginati lo spirito come il sole centrale, e il sole centrale distacca delle scintille che distribuisce in ogni essere vivente, e questo sarà l'anima. L'anima ovviamente capisci che è direttamente legata allo spirito, però non è lo spirito, okay? Però è pervasa giustamente dello spirito. Quindi al momento della morte rimane l'anima e lo spirito. Sì, se vuoi, se vuoi l'anima può ritornare allo spirito, ma l'anima ce la ritroviamo di vita in vita, quello che si... scioglie, se tu vuoi, è la personalità, è la parte più bassa che è legata a questa vita e all'esperienza di questa incarnazione. Quindi quando tu lasci il corpo fisico, per un po' nell'astrale permane alcuni tuoi corpi, che sono, che può essere il corpo emotivo e il corpo astrale, nel tempo si dissolve e rimane effettivamente la tua memoria principale all'interno, se tu vuoi, della tua anima. Poi nella prossima incarnazione ritroverai le tue memorie akashiche, effettivamente, che sono, se tu vuoi, nel tuo corpo causale. Come abbiamo detto, il corpo causale è un contenitore, l'aura fondamentalmente è un contenitore. Il corpo causale è il contenitore dell'anima e di tutte le nostre memorie. Quindi ogni volta che noi ci disincarniamo, okay, diciamo che nell'altra dimensione facciamo un reset, cerchiamo di vedere quello che abbiamo fatto e non fatto, e tutto si accumula, nulla si perde, nel buono come nel non buono. E riapriamo poi nella vita, nell'altra vita, le nostre memorie, e si riparte Da dove abbiamo lasciato. Quindi si riparte dal livello spirituale in cui eravamo, dalla parte fisica, dalla parte mentale, nulla viene lasciato a caso. Si riparte con tutto un bagaglio, quindi karmico, di tutte le cose che dobbiamo ancora imparare a risolvere, ma anche con sicuramente un contenzioso di cose positive, perché a volte raccogliamo anche delle cose positive alla nostra insaputa, e quindi è quello che noi abbiamo sommato anche nelle altre vite. Questo, nella lettura dell'aura, spesso volentieri le persone chiedono: ah, cosa ero nella vita precedente? Questa è la domanda. Ma non è così, non è una buona domanda. Le vite precedenti appaiono al vostro bisogno evolutivo. Se per esempio una persona sta attraversando un periodo particolare, una relazione particolare, ma anche un periodo di vita particolare, può essere legata a una vita precedente. E se lo è, effettivamente, allora può apparire, la memoria si apre e lascia passare l'informazione della vita precedente. Se no, no, queste memorie di vite precedenti sono chiuse. Questo è anche importante. Quindi non è vero che si ha accesso alle vite precedenti così. Non sarebbe neanche giusto, non sarebbe neanche utile. Quindi le curiosità sulle vite, le vite precedenti, insomma, a volte lasciano un po' a desiderare. Okay. Si svelano se può aiutare la persona a crescere e a guarire. E allora l'ipnosi in questo caso? Molto interessante.
Beh, lì ci sono molti, c'è tanta letteratura sull'ipnosi che dice che l'ipnosi può essere anche una lettura fasulla della mente, può essere la mente che crea un falso ricordo, come può essere vero. Può essere. Quindi cioè, posso essere sicura che l'accesso alle vite precedente è possibile solo se la persona effettivamente ha la possibilità di avere un profondo beneficio se viene a sapere della sua vita precedente, se no. È un discorso molto molto sottile, molto controverso anche questa cosa delle regressioni. Quindi ci sono persone che fanno regressione perché lavorano su delle tematiche specifiche con delle persone, però e va bene anche così, ma non dobbiamo anche dimenticare che non tutto è karmico, perché a volte c'è questa mania, no, di dire è karmico, no, non è vero niente, noi anche maturiamo delle cose in questa vita, combiniamo anche delle cose in questa vita di punti in bianco e non sono per niente karmiche. Quindi se noi facciamo dei disastri nella vita, forse anche dovuta a ciò che facciamo oggi, ma non ieri, capito? Quindi bisogna stare... non tutte le relazioni sono karmiche, tutti i matrimoni, tutti i grandi amori. Non sono karmici tutti. Uno può incontrare anche una persona in questa vita e legarsi d'amore folle con questa persona, o anche il totale contrario, ma non è detto che sia karmico. Okay. Quindi è per questo che solitamente quando lavoro invito sempre le persone a guardare molto il momento presente, perché nel momento presente noi siamo nella verità, in ciò che ci accade veramente, che può avere poi delle radici nel passato, sì, ma quello che è importante è ciò che facciamo adesso, non quello che facciamo domani o ieri. Okay. Questo è fondamentale per lavorare su di sé. Prego, ciao. C'è un'altra domanda. Sì. Tu hai detto che l'aura è ampia in strati che corrispondono ai chakra? Sì, esatto. Cioè, quindi la più esterna... Allora, partiamo dal primo, dal corpo fisico e abbiamo il corpo eterico. Il corpo eterico si vede abbastanza, tra l'altro, facilmente, che tutti quanti riuscite a vedere, che è questo nastro luminoso, poco lontano dal corpo fisico, e che... veicola in qualche modo l'energia fisica. All'interno del corpo eterico succedono veramente tante cose, quindi appunto soprattutto la nostra energia fisica, e corrisponde al primo chakra. Quindi all'interno del primo chakra, qui cos'è che abbiamo? La nostra sopravvivenza, vi ricordate un po' cosa? L'istinto, la sopravvivenza, il contatto con la terra, il contatto col pianeta. E quindi questo corpo eterico veicola anche tutto questo. Okay. Poi abbiamo il secondo corpo, che è il corpo emotivo, e che è legato al secondo chakra. Il secondo chakra quindi è proprio, con anche il terzo chakra, la sede delle nostre emozioni. Quindi il corpo emotivo è quello che veicola le emozioni di tutti i tipi, quelle buone, quelle meno buone. Okay? Ed è, si dice, un corpo che è molto molto colorato, benché quando si vede l'aura non si vedono i scomparti, no? Non sarebbe possibile. Si vedono delle informazioni che poi vengono tradotte, ma non è che si legge prima il corpo eterico, poi quello emotivo. Le cose si manifestano, come dire, al bisogno, no? Si manifestano
su quello che la persona sta vivendo nel momento presente. Il terzo corpo è il corpo mentale, quindi però il corpo mentale inferiore, che è legato quindi al terzo chakra, alla nostra personalità e anche all'ego. Ma non solo inferiore, il corpo mentale è anche, il terzo chakra è anche il contatto diretto con tutto ciò che ci circonda, no? Sia a livello emotivo che a livello di sensazione e di percezione. Quindi è anche molto importante questo corpo giustamente mentale. Quando noi saliamo dal cuore in su, troviamo i vari strati del corpo causale. C'è in alcune tradizioni che metti il corpo astrale nel cuore. Non è sempre così, però va bene così grosso modo. E il corpo causale è effettivamente la manifestazione dell'anima che è tutta attorno a noi, no? L'anima fondamentalmente ci ingloba, siamo all'interno. Ma è grazie al nostro lavoro di purificazione che attiviamo questo ultimo corpo. E grazie al lavoro di consapevolezza che noi riusciamo fondamentalmente a entrare in contatto con questi strati più lontani, più sacri, più saggi, che è chiamata anche nella tradizione cristiana il corpo di gloria. Okay? È quello che si illumina, diciamo, quando la persona è profondamente risvegliata. Il corpo eterico si può anche sentire, sì, proprio molto facilmente. La persona quando si sente il calore, se si avvicina proprio, sì, a quello del corpo eterico. Sì, 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 sì. Assolutamente, ma anche quando tu sei in un ambiente poco illuminato e una persona è su uno sfondo chiaro, si può vedere, no, questo alone di luce attorno alla persona, ma a occhio nudo, facilmente, e si può sentire perché sulle mani crea una certa resistenza. Sì, 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 assolutamente. Domanda? Sono sempre io, una curiosità, se me la vuoi, come hai capito che avevi questa capacità di vedere, cioè l'aura? O... Allora, appunto da bambina avevo questo problema, perché lo era, di vedere i defunti, no? E quindi di vedere manifestazioni in casa, ed era molto antipatico. Quindi all'età di 8 anni, mi ricordo ancora la sera in cui ho chiesto di non vedere più niente. Ed è accaduto, non ho visto più niente, fino all'adolescenza, fino ai 14-15 anni. Quando c'è lo sviluppo, no, nell'essere umano, nell'adolescente, le forze sono in espansione, no? Questo sviluppo ormonale proprio dà molta forza, ed è lì che purtroppo ho riattivato la visione, e ho riattivato questa visione e anche l'udito, no? Quindi vedevo e sentivo, ma una cosa importante, nulla di buono. Mi direte, ma perché nulla di buono? Ricordatevi che noi vediamo ciò, il livello al quale noi siamo, è importante questo. Qualsiasi persona che fa il mio lavoro, no? O il channeling oppure la lettura dell'aura, ha in qualche modo l'obbligo di costantemente lavorare su di sé per poter vedere sempre meglio o vedere correttamente il piano energetico dell'altro. Se una persona, no, adesso non voglio neanche essere troppo restrittiva, però è vero che se una persona fa un uso spropositato di fumo, di alcol o di altre sostanze, i suoi canali non saranno pulitissimi. Se una persona bestemmia o è piena di rancore, risentimento, invidie, io dubito che i suoi canali siano ricettivi e di buona qualità. È per questo che chi fa questo lavoro è obbligato ad avere una vita abbastanza
indirizzata, non voglio dire monacale perché non è così, ma diciamo indirizzata. Ma questo è poi una responsabilità di ognuno, ogni persona ha cura almeno di dare il meglio, no, agli altri, soprattutto se sceglie una missione o un lavoro di questo tipo. Questo è un po' un obbligo, però è una scelta personale, e quindi non voglio dire alle persone non fumate o non bevete alcolici, questo ognuno sceglie come cosa vuole fare, no? Rifammi la domanda. No, come avevi scoperto? Quindi hai detto poi a 14 anni. Sì, e mi spaventavo tanto di quello che vedevo, perché non ero molto evoluta e a 15 anni l'adolescenza è sempre, poi la mia, era particolarmente travagliata, quindi vedevo di tutto, di più o meno gli angeli, questo era poco ma sicuro. Ma è stato un bene, perché crescendo ho detto, ma cosa devo fare di questa cosa che mi spaventa e non mi serve a nulla, no? Ed è a 19 anni dove ho avuto l'intuizione di diventare vegetariana e di seguire il buddismo. Quindi mi sono messa all'interno del pensiero buddista e sono diventata vegetariana. E da lì a un anno, a 20 anni, la mia vita è cambiata da così a così. Da lì ho cominciato a capire come funzionava l'essere umano. Quindi più ci si purificava, più si eliminava le pesantezze, più si riusciva quindi a alleggerirsi, non che dai 20, oggi ho 60 anni, quindi dai 20 ai 60 ne ho fatto di ogni, perché la vita non è stata facile. Tuttavia, certamente questa costante, mirare costantemente a questo obiettivo di fare per il meglio, di non sgarare a certe cose, mi ha aiutato a superare delle grandi prove che ho avuto nella mia vita. Sicuramente, sicuramente. Quindi è ovvio, se voi non mangiate carne, non vi cibate di animali, e ne parla tanto il maestro Ivanov nel libro Lo Yoga della Nutrizione, se voi evitate l'eccesso, diciamo che uno può fumare anche una sigaretta e bere un bicchiere di vino, per carità, ma ricordatevi che sono proprio gli eccessi che portano ad abbassare la vostra frequenza energetica e quindi di non entrare in contatto con il meglio che c'è sulla Terra e nell'universo. Ok? Sì. E quindi poi hai smesso di vedere queste presenze? Sì, sì, certo, certo. Ho semplicemente cambiato frequenza, se tu vuoi. L'ho elevato, se tu vuoi, la mia frequenza. Allora, perché... Che cos'è che mi ha dato la traccia del buddismo? Beh, mi ha dato proprio tutto il concetto del lavoro su di sé, della gentilezza, della compassione. Bon, a 20 anni fai fatica a essere compassionevole, perché lo acquisisci sicuramente con il tempo, o almeno di averlo già dentro di te come virtù. No, ma io non avevo la compassione come virtù da bambina, da ragazzina. E quindi tutte queste cose che ho potuto seguire, perché semplicemente avevo una linea da seguire, e per questo che è sicuramente bene avere un maestro, bene avere un insegnamento al quale fare riferimento, questo in dubbio, bene scegliere una scuola, assolutamente. Oggigiorno poi c'è una infinita scelta di movimenti, scuole, insegnamenti, e scegliete quello che più vi si addice, perché è una via e vi aiuta veramente, sicuramente anche a strutturarvi e a scegliere, no, quello che è importante per voi, quello che vi riguarda. È difficile lavorare su di sé da soli, è difficile, quindi ben venga avere un insegnamento e poter aderire, no, a una scuola, vero? Sì. Quindi diciamo hai trasferito questa tua visione, fra virgolette, su un piano più alto. Esatto, ecco. Su un piano più alto, però ancora a 20 anni non sapevo cosa volevo fare da grande. Quindi dai 20 anni ai 30 anni ho studiato costantemente, visto che ero entrata in quest'ottica del buddismo, poi dopo ho lasciato il buddismo, ho frequentato dei movimenti esoterici, delle scuole filosofiche, insomma ne ho fatto di tutto di più. E a 30 anni c'è stato il click dove ho capito
che la mia missione era poter portare le persone a contatto con loro stesse. Quindi non ho mai, se tu vuoi, sviluppato il talento volutamente di contattare i defunti, no? O contattare alle altre dimensioni. Io capisco che è anche importante poter contattare dimensioni dei defunti, perché ci sono persone che sono disperate perché hanno perso esseri cari, e quindi avere un messaggio, no, di un essere caro può essere estremamente liberatorio, no, e dare veramente pace. Però non era questo il mio lavoro, quindi sono andata oltre e ho capito che effettivamente dovevo fare il traduttore simultaneo. La parola traduttore simultaneo come mi è venuto fuori? Perché di mestiere, prima di fare questo lavoro, ero un traduttore, ero interprete, no? Nella ditta in cui ho lavorato per 10-15 anni. Quindi ero interprete. E da lì è cambiato in traduttore simultaneo della voce di ogni persona, capito? Ed è appunto questo contatto con il proprio sé, che, ripeto, tutti noi abbiamo, e che come compito abbiamo proprio questo di ritornare al nostro sé e di poterlo ascoltare, di potersi fidare di quello che dice la nostra intuizione, perché è questo il nostro compito. Io sono felice di fare questo lavoro da 30 anni, però io spero che prima o poi non sarò più utile, perché le persone faranno da sole, si fideranno della loro intuizione, di ciò che dice l'anima, appunto. Sì, volevo un attimino fermarsi sul discorso del essere o diventare vegetariano, perché personalmente sono molto in conflitto, perché da una parte c'è il discorso etico anche degli animali, e mi hanno spiegato tantissime persone, sono da tanti anni in queste ricerche esoteriche, che mangiando carne si appesantisce la nostra energia. Sì, sì. Però qualcuno mi ha detto, se ti senti ogni tanto di mangiarla vuol dire che non sei ancora pronta, tra virgolette. Allora, quindi volevo saperne qualcosa, sì, riguardo. Ma io ti dico solo la mia visione, che sì, non sì, è la visione della verità, è la mia piccola verità, quindi tieni conto di questo, insomma. Sì, sì, grazie. Allora, oggi sono vegana, se tu vuoi, perché è arrivata dopo 40 anni di vegetarianesimo, passo a passare vegano e un attimo, anche perché invecchiando, sinceramente, ti accorgi che i formaggi, tutti i latticini sono proprio nocivi alla salute. Quindi il passo, anche se tu vuoi, attraverso il buon senso di sopprimere i latticini, è stato ottimo, perché mi ha aiutato molto anche a livello di salute. Nonché mi ha aiutato anche molto a livello di lucidità mentale. Quindi già non mangiando né carne né pesce, ho soppresso quindi il resto dell'alimentazione, che era il formaggio e quindi le uova, e le uova così, il formaggio e tutto quello che è animale, quindi ho recuperato lucidità mentale, e di questo sono veramente grata. Tuttavia, se tu scegli una via, almeno io sono così, ci rimani. Non è che ok, per 10 o per 3 una settimana non mangio più e poi mi viene voglia e rimangio, cioè non esiste una cosa così, e così o basta, cioè o scegli di essere vegano o vegetariano per qualsiasi motivo, che può essere di salute, che può essere etico, ma rimani sulla tua scelta. Questo dovrebbe essere così per tutto, soprattutto ovviamente se sono delle scelte profonde che fai nel tuo cuore. Ma se una persona è in conflitto, diciamo, bisogna... In conflitto a che livello? Bisogna vedere qual è il tuo livello di conflitto. Il conflitto perché? No, perché magari in un certo periodo, anche a livello spirituale e etico, cercavo, mi sentivo così di essere vegetariana. Poi invece ora per motivi invece di salute sto riscoprendo, non è che le sto proprio mettendo in atto, alcune correnti alimentari che ci sono in giro che dicono invece che mangiare la carne fa bene a livello fisico, però mi sento, diciamo, in colpa per gli animali, sono in conflitto in questo senso. Questo è il tuo conflitto. Guarda, io conosco delle persone estremamente spirituali e io non lo so, perché non voglio
esempio giudicare, non ci capisco niente, che fanno la dieta paleolitica, che mangiano solo carne, no? Life 120, sì, non so come Life 120, sì, di Adriano Panzironi. Oh, brava questa roba qua, sì, sì, bravissima. Sì, sì. E sono maestri spirituali, non ho scherzo, no? E io questo dico, ah, beh, va bene, e, però non è la mia scelta, basta. Non è perché tu hai recepito che sono dei maestri spirituali, dicono esserlo, sono persone che tu vedi costantemente nei firmamenti spirituali, e quindi ok, bene, io dico bene, e loro mangiano carnagliosa, bene, ma io non lo so, capito? No, non ti so dire, io so che la mia esperienza personale, io posso parlare solo per me. Ed è una scelta estremamente intima. Io so che per me, se, a parte che se metto un boccone di carne in bocca, mi vedi rimettere perché è orribile, no? Ma se dovessi, come dire, ritornare indietro, non è possibile, non è più possibile, non è più possibile. Sarebbe un tradirmi, sarebbe, non lo so, tradire il mondo, tradire l'amore che ho per la natura, l'amore che ho per gli animali, sarebbe per me un altro tradimento. Ma io capisco che un altro non abbia assolutamente questo pensiero, e questo pensiero è assolutamente da rispettare. Da rispettare. Io, se tu vuoi, quando vedo alcuni grandi insegnanti spirituali che fanno appunto questa dieta Life 120, sì, Panzironi, Panzironi, di Panzironi, dico, ah, c'è questo, ah, va bene, va bene, forse per lui, per la sua frequenza, il suo essere, è così. E quello che ti dice, che è diverso per tutti, che non siamo uguali, ed è importantissimo trovare ciò che ti appartiene. E quello che ti fa ancora di più capire che è completamente sbagliato giudicare, perché per questa persona funziona bene, e per me so che non funzionerebbe. Quindi fondamentalmente la fortuna di trovare ciò che ti appartiene. Mettiti d'accordo con te stessa, sì, e scegli quello che ti fa stare bene. Scegli quello che ti fa stare bene. Sì, magari così devo un pochino capire, percepire, mettermi, sì, d'accordo con me stessa. Ti devi mettere d'accordo con te stessa. Non ascoltare gli altri, non ascoltare me, perché è la mia esperienza. E il maestro spirituale che si mangia la carne, non ascoltare lui, perché è quello che gli va bene. Ascolta te, ascolta la tua verità. Quello conta, non quello che fanno gli altri, perché effettivamente siamo tutti stradiversi. Quindi è per questo che ammiro il maestro spirituale che mangia la carne e apprezzo i suoi insegnamenti, ma non perché lui mangia la carne, io rimangerei la carne, capito? Cioè vuol dire che te puoi ammirare lo stesso un maestro spirituale anche se sai che mangia la carne. Assolutamente questo. Sì. Invece ci sono tante persone che giudicano, ecco. Imparerai, andando avanti, che giudicare è proprio la cosa la più sbagliata che ci sia, perché siamo tutti completamente diversi. Quindi ci sarebbe costantemente da giudicare, fino allo sfinimento, no? Quando tu trovi te stessa, quando tu trovi il tuo centro, non voglio dire la tua verità, ma trovi un equilibrio, io dico una stabilità interiore, e che sei abbastanza convinta delle tue scelte, perché senti che le scelte che fai ti portano a essere sempre più vicino a Dio, all'anima, e portano una serenità interiore. Perché dovresti giudicare gli altri? Capito? Perché? Sì, però quello che sembra di capire, almeno per me, che è un po' difficile in questo momento mettere d'accordo il discorso spirituale col discorso fisico, perché anche se non tanto, ma durante la settimana mi viene desiderio di mangiare una volta pesce o la carne di pollo, che sono... Mi dispiace, non ho portato con me, c'era nella mia valigia di lavoro,
uno studio bellissimo che ho fotocopiato e che ogni tanto do alle persone come te che hanno, è una ricerca proprio sul, sul cibo, no? Fatta benissimo, che spiega tutti i benefici dei legumi o della dieta vegana a confronto della dieta carnivora. Quindi c'è, è la stessa cosa, non crea nessun conflitto, non crea nel fisico, non crea nessun scompenso. Se tu mangi intelligentemente ciò che ti dà la natura, senza mangiare carne. Sì, ma questo lo capisco, io parlo di squilibrio, nel senso che io personalmente, a differenza di tante persone, ho problemi a digerire, per esempio i fagioli mi rimangono... Ok, beh, mangiare qualcos'altro, non mangiare. Perché i fagioli fanno parte dei legumi, per esempio, i fagiolini verdi, per esempio, anche quelli devono essere cotti in un modo, altrimenti non digerisco. Ti fai una cultura, ti studi, fai le tue prove. Eh sì, l'unica cosa è non fare è uguale per tutti, uno può essere intollerante ai ceci e quindi non le mangia, pace. Non è un problema, non è un problema. Aspetta, a un certo momento trovi il tuo proprio equilibrio e il tuo proprio modo di mangiare. Non può essere un problema in quanto viene detto da più fonti che i legumi invece sono molto proteici, quindi se uno mangia la carne... Ma non c'è solo i legumi che sono proteici, ci sono tante altre cose. Studia, non sentir dire... Uno ha detto e l'altro ha detto. No, le ho lette queste cose, okay. Da più fonti, nel senso mi sono informata, non è che lo si deve dire così. È vero. Però ci sono altre cose che sono molto proteiche, tipo il sesamo, tipo la frutta secca, tipo, adesso non mi vengono in mente, però a voglia. Studia l'alimentazione. Sì, poi c'è il tofu, la soia, queste cose. Io parlavo, le verdure vengono indicate, quelle più, diciamo, per l'alimentazione proteica, i legumi. E a me i legumi se non, vengono sì. Abbastanza cotti. Sì, sì, ma non c'è solo questo che ti dà un po' di proteine. Ok. Grazie. Prego. Senti, volevo chiederti una cosa. Si vedono i difetti dell'aura? Certo. Quindi si vede il bene e il non bene. Sì, appunto come dicevo, l'interessante della lettura dell'aura è vedere le forme pensieri, no? Queste forme pensieri, questi agglomerati di frequenze, di pensiero che creano poi un disagio nella tua vita. Certo. Questo è interessante. Sì, e quindi una volta che si vede la forma pensiero, allora ci si, tra virgolette, lavora, si va a leggere quello che dice, cosa fare per poterla sciogliere, quindi devi fare un lavoro sulla forma pensiero. E c'è certamente un miglioramento in questo. Sì, 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 si vede tutto, si vede i colori che nel momento presente si manifestano nella tua vita, si vede anche il colore base, buonasera, il colore base che tu possiedi, perché ognuno abbiamo un colore base, e quindi interessante, fa parte delle nostre memorie anche questo. Solitamente sono i nostri colori preferiti, i colori base, colori che abbiamo con i quali abbiamo vestito, oppure il colore del cuore, quello che abbiamo da sempre. Spesso vuol dire il colore base dell'aura. Ancora? Ecco, qui arriviamo su i vari colori e manifestazioni dell'aura con i chakra. Vai avanti. Sì, questa è la famosa forma toroidale, ne avete sentito parlare? Questa forma toroidale che è anche l'energia circolante attorno all'essere umano, che è anche la manifestazione in qualche modo dell'aura. Avanti. Vai. Ancora. Allora, voi ne avete sentito parlare della foto kierliana? Sì. La foto kierliana, grazie ad elemento ipersensibile, riesce a fotografare
come in questo caso, direttamente l'energia del fiore, in questo caso, ma anche dell'oggetto. Poi nel tempo hanno creato delle macchine ancora più competenti, ancora più sensibili. Vai avanti. Ah, questo è simpatico, l'ho trovato, okay. Perché è l'energia, è l'aura di un oggetto. Tutto possiede un campo energetico, quindi il mondo minerale, vegetale, no? Le cose, le persone. Avanti. Le mani. Ecco, questo già è una foto un po' più completa di un'aura umana, dove la persona, in questo caso, come vedete, all'altezza del cuore, tra l'altro ha del verde. Allora, i colori hanno veramente tantissimi significati. Allora si dice il verde, il colore della guarigione, il colore del cuore, il colore di questo, della conoscenza, eccetera, eccetera. Però dovete capire che con le macchine, la macchina dà un colore o due di verde. Quando voi vedete l'aura con il terzo occhio, la quantità di sfumature di colore è infinita e si può dire che ogni sfumatura però ha un significato diverso, ok? Più i colori sono brillanti e luminosi, più il significato è positivo. Più i colori sono, come dire, più scuri o sbiaditi oppure spenti, più il colore, il significato è un po' bruttino. Eh? Quindi, per esempio, nella tradizione ritroviamo rosso di colera, no? Sì. Ok? O cosa si dice? Verde d'invidia. Sì. È vero? Nell'aura l'invidia, una persona purtroppo che ha un attacco di invidia, diciamo così, si vede, io lo chiamo un verde volto, verde bil, brava, invece un bel colore brillante è il colore della conoscenza, della guarigione, abbiamo detto anche del cuore, no? Il marrone, un bel rosso, vivo, è ancora il colore dell'amore, ma è anche il colore della forza vitale, di una persona che è piena d'energia, avrà un bel rosso. Una persona che ha un rosso cupo è il colore della rabbia. Ok? Sì. Colore, a volte anche il colore marrone e rosso sono anche colori di malattie abbastanza grave, si sono su degli organi. Quindi la frequenza del rosso e del marrone scuro è un po' inquietante. Dietro la persona c'è un guaritore, mi sembra, vero? Sì. Ed è forte perché questa è proprio l'energia della guarigione che sprigiona dalla persona, no? Quindi la persona dietro sta dando tanta energia, tanto prana di guarigione all'altra persona, al ricevente. Questo è un sadhu, no? È un saggio, è un diciamo così, è l'aura di un santo. Avete visto come totalmente bianca e luminosa. E questa è l'aura del gatto. È carino perché effettivamente anche gli animali hanno un'aura e questo si vede più il corpo eterico, quel primo strato vicino al corpo dell'animale. Questa è un'immagine dell'angelo solare, appunto della nostra anima. Però giustamente è una metafora perché l'anima è energia. E non c'è questo. Bene, io spero che più o meno avete una idea. Domanda sola. Sì, ma okay. Per esempio, in una situazione così, lei normalmente, sì. Lei riesce a vedere? No, soprattutto no. Ecco, ci vuole una situazione particolare. Allora, dipende. Ah. In questo lavoro c'è una grande etica, che, o deontologia, se vuole, sì, no? Che vieta assolutamente di guardare l'aura di una persona alla sua insaputa. Questo è il primo passo
in assoluto, quindi non posso, non mi potrei mai permettere di guardare. Cioè, non è che li capita così, guardando la persona, no, non succede mai questo. No, ah, ecco. No. E che effettivamente, a parte che ci vuole il possesso della persona, vuole effettivamente un ambiente adatto. Ecco, ma appunto, l'ambiente adatto è due sedie, la persona che si siede davanti a me, e c'è un momento di calma, di pace, di meditazione, di concentrazione per poter vedere l'aura. Ci sono vari modi, vari metodi per vedere l'aura. C'è chi vede l'aura a occhio aperto e lo insegna alla scuola Esena. E poi c'è la lettura dell'aura a occhio chiuso, dove si usa soltanto questo terzo occhio. E quindi il risultato è lo stesso, perché si vede la stessa cosa, però sono due modalità diverse. Uso gli occhi chiusi per vedere l'aura. Ho capito, grazie. Quindi la persona non si deve denudare, no. Perché ci sono anche, sì, per, a volte ci vuole anche questa cosa per poter vedere l'aura. Era una curiosità, sì, perché sì. Mi domandavo. No, è veramente, assolutamente, lo trovo anche molto disdicevole. Sì, sì, sì. No, che devo, è per i vostri, diciamo, la vostra evoluzione vi faceva anche vedere questo, pensavo fosse una cosa anche naturale per voi, invece no, deve essere fatta in un certo... Allora, innanzitutto non so come spiegare. Sì, no, ho capito bene, ma non ha senso andare in giro sempre... No, questo non va. Non ha senso. No. Uno, due, si può vedere solo se noi abbiamo il consenso, io dico solo chi segue... una deontologia, un'etica in questo lavoro, quindi solo chi chiede può avere risposte. Okay. Sì, sì. Io non posso, non mi permetterei mai di dire a una persona io vedo questo. Ci sono, ho visto già colleghi che fanno questo genere di cose perché magari hanno sviluppato un po' di intuizione o un po' di sensitività e si permettono, ma io so che è anche molto apprezzato. Vanno verso le persone e dicono ho visto questo, vedo quello. No, io non lo farei mai, perché per me è sempre la stessa cosa dell'alimentazione, per me non è corretto. Non sono un fenomeno da baraccone e non ho niente da controvare a nessuno. Sì, ma prescindere da questo pensavo, glielo chiedevo proprio perché non capivo come veniva fatto, questa cosa. No, va fatto molto riservato, molto privato. Sì, ho capito. E nelle sedute non sono mai contenta, di fatto non accetto mai quando, per esempio, vengono in due e uno dice... Posso stare? No, assolutamente. Ma può stare perché non ho segreto, no, ma non esiste che... Sì, ho capito. Si fa da solo. Cioè, una cosa... Sì, c'è un'altra seduta che è molto simpatica, e la seduta in coppia, ma non della lettura dell'aura, del contatto con la propria coscienza, e quando una persona è in coppia con qualcun altro si crea una coscienza di coppia, come le coscienze di gruppo, eccetera, eccetera. E quindi a volte le persone vengono in coppia proprio per fare una seduta unica e lavorare sulle tematiche della coppia. È molto carino questo, sì. Aiuta anche tanto, quindi anche il lavoro individuale come il lavoro. Senta, allora, noi se uno vuole